Noi ci spostiamo alla costa occidentale tarantina, quella più occidentale, che praticamente ci fa conoscere Silvia Famularo, una Silvia che ci ha fatto vedere, visitare queste grandi signore di pietra di tutto il territorio del Grande Salento. E così oggi vedremo questo sistema difensivo delle coste tarantine che si estendeva da Punta Prosciutto fino alle fosse del Brandano. Ripercorriamo anche oggi questo percorso magico che sta tra il sogno e la realtà. Sì, perché sembra veramente di sognare quando ci si trova di fronte queste meravigliose sentinelle di pietra che da secoli e secoli difendono le nostre coste. E a 9 metri sul livello di un mare azzurrissimo, ecco Torre Saturo. Torre Saturo si trova su un promontorio tra Porto Pirrone e Porto Saturo e protegge questo territorio sospeso tra storia, leggenda e natura. Un territorio particolare, un territorio tutto da scoprire. La torre infatti è situata nel parco omonimo, pochi chilometri a sud di Taranto. È un parco archeologico molto importante, è uno dei pochi al mondo che ha testimonianze a partire dall'età del bronzo. La torre è a base quadrata e si sviluppa su due livelli. Sul tetto c'è un altro corpo del secolo scorso e davvero sembra voler proteggere i resti dell'insediamento di Saturo. Era un luogo di culto antecedente a Taranto, riservato alla ninfa del luogo. E c'è infatti nei pressi un santuario magno-greco. La ninfa del luogo si chiamava Satiria ed era molto venerata dalla gente del tempo. La sorgente naturale che c'era proprio qui alimentava l'acquedotto romano di Taranto. E sul pianoro ci sono poi i resti di una sontuosa villa suburbana del III secolo, di cui rimangono tracce di muratura, pavimenti in mosaico e impianti termali. È l'ultima torre a est di Taranto ancora esistente. Sì, perché le altre torri, Torre Blandamura che si trovava in un meraviglioso paesaggio, Torre San Francesco nella località San Francesco degli Aranci, una zona dei celebrati giardini, verzieri medievali, e Torre Lama, sono totalmente scomparse, non esistono più. Torre San Vito è qui, proprio su Capo San Vito, ed è posta all'imbocco del Mar Grande, nell'estremità meridionale. È dominato Capo San Vito dal faro del Golfo di Taranto e nei pressi c'è una splendida pineta, delle spiagge con scogli e sabbia e delle strutture ricettive. Torre San Vito viveva ancora con la Marina Militare perché è rimasta attiva come stazione segnali ed avvistamento fino agli anni Ottanta. Ora è assolutamente abbandonata. Il sistema difensivo di Taranto si estendeva un tempo dalla foce del Bradano ad ovest fino a Punta Prosciutto ad est. Ebbene, tutte le torri che si trovavano ad ovest di Taranto sono del tutto scomparse. Taranto e tutto il territorio tarantino ha avuto sempre bisogno di essere difesa. Infatti, anche dopo la conquista bizantina della Puglia,
Taranto fu saccheggiata e distrutta dai saraceni nel 927. Ricostruita nel 968, poi fu nuovamente data alle fiamme nel 976 dall'emiro di Sicilia. Il Salento, in genere, fu sempre obiettivo dei predoni che dal mare in ogni epoca approdavano sulle coste per depredare ed uccidere. Abbiamo percorso insieme in queste settimane la via delle torri costiere da est. Ad ovest ci sono poche torri, molto distanziate fra loro, perché c'era una difficoltà di penetrazione verso l'interno a causa del fitto bosco e delle paludi tra i fiumi Patenisco e Lato. C'erano poi le montagne delle Murgia, sulle quali erano arroccati comuni difesi da mura e da castelli. Quindi c'era molta più difficoltà da parte dei predoni di assaltare le coste ed entrare nell'entroterra. Finisce qui questo bellissimo percorso delle torri costiere della provincia di Taranto. Un percorso magico che ha affascinato prima di tutto me e che spero abbia affascinato anche voi.